finalmente Luca Martinelli. Oh, questo è una soddisfazione. No, facciamo, abbiamo detto l'una e mezza. Sì. Non, non tiriamo fino all'una e mezza, chi non è riuscito a intervenire dentro l'una e mezza interverrà poi dopo pranzo, va bene? Benissimo. Luca, ci può saltare il pranzo? No. No. L'operatorio ha un problema di pubblicità. Poi dico che mai non mangio, ma i milanesi no, centralizzate non sono molto liberati. Allora, mi presento brevemente, sono Luca Martinelli, 30 anni, radicale senza tessera da sempre, padre nel 2013. Sì. 30 anni, grazie. È scritto da 10 anni allora. E però faccio, insomma, mi occupo di politica da più o meno dal settembre del 2001, quando sono venute giù due torri a New York, più o meno, non so se ve lo ricordate ancora. Io non me lo posso scordare questo. Bene o male, buona parte del mio intervento è stata già magistralmente spiegata da Piercamillo, Falasca, Giovanni Sustai, buona parte dei compagni radicali, ma anche, devo dire la verità, nell'intervento iniziale dei due coordinatori. Voi sapete che spina nel fianco sono stato durante la campagna di elezione e continuerò ad esserlo, me lo ricordo. E continuerò ad esserlo, però voglio che sia chiaro perché voglio continuare ad essere una spina nel fianco. Perché ho veramente a cuore questo simbolo qui, ho veramente a cuore l'esperienza dell'Alde, perché io in questo momento sento di non avere un partito. E siccome ho anche pagato in prima persona con una candidatura alle regionali nel 2013 qui nel Lazio con l'esperienza di fare, io vi dico chiaro e tondo che un'altra esperienza del genere io non sono disposto a farla, non sono per niente disposto a farla, non amo più il velleitarismo, ho un'età, perché io me la sento l'età, e vuol dire che io da questo momento in poi voglio fare cose più pragmatiche. E quindi i miei tre punti, diciamo, che risintetizzo da quello che ho sentito, in realtà, perché poi il bello è che non ci siamo manco coordinati, è uscito così naturalmente dal dibattito, e mi fa piacere sapere che c'è qualcuno che la pensa come me. Innanzitutto portare essere il megafono delle idee di Alde in Italia. Il nostro orizzonte è europeo, abbiamo una serie di risposte a determinati temi che sono europei, perché i diritti civili sono europei, le infrastrutture sono europee, l'internet è europeo, la giustizia è europea, è tutto a livello dell'Unione Europea. L'Alde ha già parlato su molti di questi temi e quindi io mi rifarei semplicemente per questo momento in cui, punto numero due, dobbiamo allargare la nostra base di iscritti, recuperare tutte quelle tessere che sono ancora solo nominative e che non sono più in regola. Dobbiamo raddoppiarle entro fine anno, dobbiamo diventare almeno 600, 500, 600 numeri individuali. Dobbiamo andare alla prossima assemblea dell'Alde e dire: noi siamo il doppio dell'anno scorso, perché ci siamo messi sul territorio e abbiamo raggruppato ragazzi, più o meno, più giovani, e io ormai sono ex, infatti, da almeno 5 anni, secondo gli standard europei. E però per andare a raccogliere i ragazzi, scusatemi se ve lo dico con brutalità, non potete un'altra volta tirare fuori tutta la storia del liberalismo italiano e della liberal democrazia in Italia a partire dal Partito d'Azione, perché i ragazzi scappano. Ai ragazzi adesso, questi ragazzi adesso, io fra i miei amici ho gente che è andata in Erasmus nella scorsa sessione d'esami e che partirà per la prossima. A questi, senza offesa, di tutte le vecchie cariatidi che perfino io conosco, non gliene frega niente. Bravo. A loro gliene frega di poter continuare ad andare in Erasmus, a loro gliene frega di poter avere diritti, a loro gliene frega di non avere il controllo del passaporto alla frontiera, esatto, con la Francia. Esatto. Ho vissuto nove mesi in Slovenia, ho potuto prendere la cittadinanza in maniera facilitata rispetto a tanti altri, perché? Perché ero un cittadino europeo, questo dobbiamo andare a spiegare ai ragazzi. Perché è importante la direttiva Bolkestein? Perché è importante vigilare su Renzi, su Salvini, su Grillo, su tutte le forze, anche il Movimento 5 Stelle. Quando si fanno i decreti di conversione delle direttive europee, noi dobbiamo andarci a studiare quelle cose e dobbiamo andare a dire: ok, perché hai fatto questo emendamento che svuota la Bolkestein? A chi stai dando il contentino elettorale? Chi ti paga nel vero senso della parola? A chi stai facendo il favore? Questo è il punto. Scusate se ho utilizzato un termine grevino.
concludo dicendo che questo purtroppo non è facile da fare, è per questo che io vorrei evitare velleitarismi, liste, adesione a comitati. Non abbiamo queste non sono vetrine, concludo davvero, non sono vetrine a cui noi possiamo accedere per un semplice motivo, perché questa non è la nostra agenda, questa è un'agenda politica che ci viene dettata da altri. Il referendum sarà un referendum sì o no Renzi, dove noi non abbiamo agibilità politica, non abbiamo agibilità politica, e per questo che il nostro primo appuntamento dovrà essere il 2019 con le elezioni europee. Ci diamo 3 anni per costituire delle liste fatte come si deve, con dei liberal democratici che siano veramente garantiti, che appoggino l'altro, con le loro critiche, con le loro posizioni su alcuni temi, e poi dal 2019 ci misuriamo e poi da lì si comincia per continuare. Però il nostro primo obiettivo dovrà essere il 2019. Non siamo un'associazione di scopo, non siamo un comitato, siamo i membri individuali dell'ALDE, dobbiamo fare i membri individuali dell'ALDE. Ho concluso. Grazie.